Detto questo, io direi di andare subito ad affrontare il primo argomento, lo speed. Vediamo subito come attivarlo. Innanzitutto, questa è una precisazione doverosa, dobbiamo ricordare che lo speed, beh, è rilasciato soltanto alle persone maggiorenni, quindi la prima precauzione è accertarsi, diciamo, della propria maggiore età. In seconda battuta, dobbiamo sempre, prima di affrontare la richiesta dello speed, dell'attivazione di questo servizio, dobbiamo essere sicuri di avere con noi a disposizione alcuni documenti importanti. Il nostro documento di identità, la tessera sanitaria o il codice fiscale, la nostra mail e il nostro numero di cellulare, cose semplici che ormai abbiamo sempre, quasi sempre con noi. Una volta verificato di avere a disposizione queste cose, possiamo procedere con l'attivazione dello SPID. Innanzitutto ci dobbiamo scegliere il nostro gestore di identità e lo possiamo fare scegliendo il nostro gestore all'interno della lista dei gestori accreditati da Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale. Una volta scelto il gestore all'interno di questa lista di soggetti abilitati, dobbiamo semplicemente recarci sul sito di questo gestore ed effettuare la registrazione, facendo pochi semplici passaggi. Vediamo quali. Innanzitutto, iniziando la registrazione, il sito ci chiederà di inserire i nostri dati anagrafici, cosa abbastanza semplice. Successivamente dovremo indicare la nostra username e la nostra password, cose che anche qui siamo abbastanza soliti e abituati a fare. Queste sono le credenziali che dovremo utilizzare in futuro per accedere ai servizi online utilizzando lo SPID, quindi memorizzarle e tenerle, diciamo, da parte in maniera con molta cura. Effettuata questa prima fase della registrazione, la registrazione si conclude con una fase fondamentale, che è quella del riconoscimento, cioè il nostro gestore dovrà accertare sostanzialmente la corrispondenza dei dati appena dichiarati con la nostra persona. Le modalità di riconoscimento sono variabili, variano da gestore a gestore, ognuno offre le sue. Ovviamente alcune modalità, alcuni gestori le offrono a pagamento, altre le offrono in maniera gratuita. Se vogliamo svolgere, diciamo, portare a casa, diciamo, così un riconoscimento in maniera del tutto gratuito, ricordiamoci che possiamo sempre andare ad un ufficio postale o in un ufficio pubblico di una pubblica amministrazione. Lì ci sarà del personale che appunto procederà ad effettuare la nostra identificazione. Vediamo un attimino chi sono i gestori di identità digitale. Come già detto, sono delle società che sono state approvate, accreditate dallo Stato italiano, da Agid, e svolgono per l'appunto il compito di organismi di certificazione. Ci riconoscono, ci identificano e ci rilasciano appunto questo strumento, lo SPID, che ci permette di abilitarci ai servizi online delle pubbliche amministrazioni. Al di là del fatto che ognuna di queste società possa scegliere le sue modalità di riconoscimento, che possa fornire uno SPID e determinati livelli di sicurezza dello SPID stesso, dobbiamo sempre ricordarci una cosa: qualunque società noi scegliamo, le credenziali che ci rilasciano, lo SPID che ci rilasciano, quale che sia la società, ha sempre la stessa identica validità. Quindi siete liberi di scegliere in totale, diciamo, in maniera assolutamente libera. Molte di queste società sicuramente le conoscete già: Aruba, Namirial, PostID, TIM, eccetera. Quindi non mi dilungherei
a parlare oltre di questi gestori di identità digitale. Mentre due parole andrebbero spese sulle modalità di riconoscimento che essi offrono e sui livelli di sicurezza che poi saranno propri di questa chiave di accesso che è lo SPID. Le modalità di riconoscimento che di solito vengono utilizzate dai gestori di identità sono la modalità di persona o cosiddetta de visu. Una persona si accerta che ai dati dichiarati corrisponda alla nostra persona fisica. Quindi questo lo si fa andando presentandosi direttamente negli sportelli delle pubbliche amministrazioni o presso gli esercizi commerciali che sono in convenzionati con queste società che gestiscono le identità digitali. Altre modalità più tecnologiche, diciamo, che vengono utilizzate per effettuare il nostro riconoscimento sono per esempio la webcam. Ci possiamo insomma dialogare con il nostro gestore e con l'operatore che ci mette a disposizione attraverso semplicemente la webcam, un po' come stiamo facendo questa sera. Ci potrebbero richiedere in alternativa un selfie audio-video, una foto e quindi successivamente il versamento di una piccola somma con bonifico, la quale ci verrà restituita una volta che lo SPID sarà rilasciato. Altre modalità per registrarci, per farci riconoscere, sono usare la nostra CIE o carta d'identità elettronica, o usare ancora il passaporto elettronico, o anche la cosiddetta CNS, Carta Nazionale Servizi. Ancora altri strumenti, una tessera sanitaria. In ultimo, in extremis, potremmo utilizzare anche la nostra firma digitale. Vediamo invece quali sono i livelli di sicurezza e sono molto importanti perché dobbiamo ricordarcelo, ogni servizio online può essere impostato in maniera diversa, nel senso che ogni servizio a cui accediamo può richiedere un diverso livello di sicurezza. Un livello che ci permette di proteggere la trasmissione dei nostri dati personali. Il livello 1, lo SPID livello 1, è quello SPID, diciamo, che si usa quando ci viene richiesto l'inserimento del nostro nome utente e della password. Sic simpliciter, semplicemente questo. Lo SPID livello 2 invece è uno SPID un pochettino più complesso, nel senso che in questo caso accediamo indicando il nostro nome utente, la nostra password e successivamente dobbiamo inserire un codice temporaneo di accesso, detto anche OTP, One Time Password. In alternativa all'OTP, spesso ci viene richiesto di utilizzare l'app che ci fornisce il nostro gestore di identità e di diciamo confermare una notifica che riceviamo sulla nostra app. L'ultimo livello, il livello 3 dello SPID, è quel livello in cui noi utilizziamo ancora una volta le credenziali di nome utente e password e successivamente invece ci viene richiesto l'utilizzo di un dispositivo proprio fisico, per esempio una smart card, anche questa che di solito ci fornisce il nostro gestore di identità. Anche qui è bene ricordarlo, i tempi per avere lo SPID dipendono da gestore a gestore, ma l'uso dello SPID come strumento di autenticazione ai siti web e ai servizi delle pubbliche amministrazioni è sempre obbligatoriamente gratuito.